L'esperienza però ci dice che sono tanti i peccati contro l'unità. E non pensiamo solo agli scismi, pensiamo a mancanze molto comuni nelle nostre comunità, a peccati parrocchiali, a quelli peccati nelle parrocchie. A volte, infatti, le nostre parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunione, sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipatie. E le chiacchiere sono a mano di tutti, eh? Quanto si chiacchiera nelle parrocchie. Il tema dell'unità nella Chiesa è stato protagonista della catechesi di Papa Francesco all'udienza generale. Ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, il pontefice ha chiarito che la divisione dei discepoli di Cristo, uno dei peccati più gravi, è frutto dell'opera del diavolo, che separa, che rovina i rapporti, che insinua pregiudizi. Invece, ha proseguito, Dio vuole che cresciamo nella capacità di accoglierci, di perdonarci e di volerci bene, per assomigliare sempre di più a Lui, che è comunione e amore. Di qui l'invito di Papa Francesco a fare seriamente un esame di coscienza, riconoscendo che quando mettiamo al centro noi stessi e giudichiamo gli altri, quando guardiamo ai difetti dei fratelli invece che alle loro doti, quando diamo più peso a quello che ci divide invece che a quello che ci accomuna, assecondiamo i nostri limiti umani, ma non ci comportiamo da veri cristiani.